Americani. Gli americani, giustamente. Gli americani. Che cazzo me ne frega a me, non funzionava. Ho preso la versione quella povera di StreamYard, che so, però non vedo niente, non vedo che è iniziata. C'è una cosa in alto che dice live, quindi Sì, forse no, sì. no, no, ma non la vedo su Facebook. Fammi andare sul telefono. Effettivamente io credevo che stavamo in trasmissione, diciamo, ma no, no, ci siamo. Va bene, allora, senti, a noi non ci frega, non è che facciamo Mezza, le... non ce ne frega Allora, mezza. io voglio dire che sono povero e quindi praticamente non ho ancora comprato lo StreamYard, E quello da neanche una linea ricchi. internet decente comprato No, quella ancora. non posso averla perché proprio non arriva a casa mia. Quindi è quello che io Nella posso. No, no, è vero, non c'ho rame Mister Helmet caverna non rame. arriva. Reme, diciamo. Allora, Reme, intanto io questo serve anche a te, perché se tu mi vuoi fare reme. una donazione PayPal, Per niente così interessata questa cosa. No, me la si è verificato un errore, cioè non mi fa fare PayPal, però vabbè. La vedi tu il commento? Sì, no, Sì, no, io lo vedo, il vabbè. commento lo vedo, però Ok. sai, anche io sto sulle spese, questo è un periodaccio. Allora, guarda, tu non puoi capire, mi è arrivato il conto della Nova che ho fatto degli interventi urgenti, tipo il differenziale, lo scarico, tutte cose Eh beh, quelle vitali. cose che servivano Le cose che servivano, a e farti quindi mi è inseguire per arrivato dove un sei. conto di 7-8 mila euro, e quindi sai com'è, non... Ma tu nel paese dove sei? Tu Sì. fai Boy Duke praticamente, c'è Sì, un vigile urbano che ti insegue. sia Fai Bo Boy che Duke Luke faccio. insieme. Sì, faccio sia Bo che Luke, perché prima eravamo io e Ciarletti, ma adesso Ciarletti ha comprato la Tesla, e quindi... No, però c'ha anche tante altre macchine, ha comprato anche tre, insomma, non... Va bene, comunque, allora, liquidiamo la faccenda argentina, per favore, Io la con la... liquiderei con una bellissima cosa. Cioè, io Sì. sai che ho un trascorso di qualche anno in Aprilia e aver visto l'Aprilia che vinceva, oh, ma è andata bene sempre, prove libere, quelli quando hanno girato, delle qualifiche, una gara fatta con in attesa là dietro, oh, cioè, è stato per me è stato bellissimo vedere l'Aprilia. Poi adesso speriamo che continui, però insomma, lucidamente non lo so se insomma, questa che viene è una pista che c'ha un padrone solo e Allora, quindi. aspetta un attimo, perché io qua c'ho Genesio Bevilacqua che ha detto che vuole Eccolo. intervenire alla diretta, che Dai. già l'altra volta l'avevo fatto E anche incazzarlo. Genesio c'ha un passato in Aprilia, poi magari Allora, adesso non mo sarà stato contento come me, gli però. mando il link e interviene. Però capisci che con questo sistema va a mucca tutto come posso dire... il programma che avevamo fatto, perché non parleremo più di... Però No, possiamo parlare parliamo di con una questione. Genesio. Sì, e io l'ho invitato, gli ho mandato il link. Ti ho E mandato il questi link. sono sempre gli Allora. americani che non ci fanno. No, gli ho mandato il link, adesso sta a lui cliccare. Tu l'hai cliccato. Vabbè, allora parliamo intanto di Aprilia, che ha vinto questa gara. Pensi che vincerà anche ad Austin? Io sarei No. molto contento, però non credo. No, no, protagonista sì, cioè ormai uno quando prende, capito, quel gusto lì diventa, cioè se la sente pure, no, di poter fare qualcosa in più. E Se la sente calda. forse Aleix Espargaró adesso se la sente caldissima, se la sentirà caldissima, però Sì. siamo realisti, no? Io auguro sempre tutto il meglio, però siamo realisti. Il padrone di casa è tornato a Austin, cioè quello che non doveva correre, si è presentato, già gira per il paddock, ovvero Marc Marquez, che già si vede che è l'unico che ha vinto su quella pista, ha vinto in un verso, insomma, ha vinto sempre là su quella pista. Non lo so, io lo vedo ancora lui come favorito, nonostante i suoi problemi fisici. Cioè, io Allora, credo che ecco lì. Genesio.
Ciao Genesio. Oh, Genesio, bevi l'acqua, Ciao come stai? Luca. Ciao Gian. Genesio, dove sei? Nel quartiere headquarter Altea Spain, Official, sì. nel Official. quartier generale. Sì, è nel barrio, sono nel barrio di... Nel Hai barrio Altea. costruito Saragozza. una favelas piccola piccola tutta tua per fare sta cosa. Dato l'ospitalità di nuovo quest'anno, sono molto orgoglioso. Fatto una cosa giusta. Dopo ve la faccio vedere, No, no, dai. ma allora C'è avevamo una già guida, però apprezzato. non è che si potrà così. C'è una guida che fa tutto un percorso, tutto. Ah, ok. Con Google Maps, No. no? Con Sai. Google Maps ti metti lì e aspetti la guida e poi ti viene a prendere con Puma. Ah, dentro l'ospedale. No, certo. Non hai fatto quattro piani. No, no, Senti, no, ho allora. fatto tutto in piano, Si tutto. fa sul serio questo weekend, Genesio? Come? Si fa sul serio questo weekend? Sì, no, sì, Comincia ammazza, finalmente. sì, è bello. Ho scritto una cosetta che veramente mi ero un po' eccitato i primi 2 giorni, sarà stato il freddo, credo, non so, pure come ho detto, l'idea di non fare più l'ospitale mi ha dato un po' di energia in più, no? Allora, Smonta, smonta, però dai. ha fatto freddo veramente qua, un disastro proprio, eh? Proprio Eh sì. freddissimo. Adesso oggi fa 24, vedi, sto in maniche corte. E sono già le 7, quindi la temperatura è buona. Si prevede un bel fine settimana, secondo me. Ho visto un bel po' di cose interessanti anche in superbike, ma soprattutto in supersport, devo dire, no? Perché in superbike la tematica è sempre la stessa, tranne alcune eccezioni che ho notato che potrebbero essere delle sorprese. Quindi Toprak e Ria, però ho visto anche, cioè, non che non li vedo vincenti, ma li vedo inseriti in una maniera inaspettata, credo abbastanza avanti. Lo stesso Bazzi che vedo brillantissimo, ma Sarà soprattutto una sì, ho stagione diversa rispetto a quella dell'anno visto. scorso e degli anni Sì. Beh, precedenti. diciamo che c'è questi outsider che si metteranno in mezzo, diciamo, romperanno un po' i piani di qualcuno, perché te ne dico una. Io ho visto Otto molto in, come si dice, in forma, no? Dal punto di vista dell'approccio con la moto. Ho visto Basse che gioca con la moto, veramente lo vedi in pista, sono andato col motorino a vederlo, e ha una bella fluidità di guida. Questo sono i cosiddetti outsider, però ce n'è ancora qualcun altro, che potrebbe, ho visto Gerloff che ritorna ad essere un pochettino più vivace, e soprattutto quest'anno credo che uscirà fuori anche Locatelli, bene, perché lo vedo abbastanza maturo. E invece Per Giorgio Redding si lamentava, Genesio. e Reading, non so, passato qualcuno mi ha messo il trasponder, che cazzo ne so, si vede È che perché è una cosa nuova, perché fino adesso abbiamo, no, ma mica per Reading, è bravissimo, però si vede che col trasponder poi le cose diventano più pubbliche e si deprimono un po', cosa che invece potrebbero non farlo, perché comunque non è andato malissimo, però avere davanti tutte e due le BMW di quell'altro team che non so come si chiama, privato, chiamiamolo così, certo non gli fa bene, insomma, dal punto di vista di impatto psicologico, diciamo, ecco. No, 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 no. Va bene, però senti, Oh, allora. guarda, c'è un commentone qua, io questa lo girerei direttamente a Genesio. Che ne sa, Che Genesio, sulla spalla è pienamente recuperato o no? Dalla dici? posizione sulla mo. Genesio fa effettui visite ortopediche No, ma chi è che in. dice della spalla? No, ce l'ho No, con no, quella la tua, spalla. no, la tua. Ah, la spalla di Renato. E di chi? No, la tua, c'è un commento che adesso se mister ce lo mette sulla faccia perché comparirà su tutta la nostra faccia. Ah, Allora, vorrei eccolo qua. chiedere in secondo da voi, Marco, che c'entra Marco? Con la spalla è pienamente Niente, così a recuperata o cazzo. no? Dalla posizione sulla moto, come mi sembra, un po' tipo, non ci vedo, E comunque come immagino. facciamo? Allora, scusami, no, Angelo, ti voglio bene, ma come facciamo a sapere la posizione sulla moto di Marquez che Che ancora non c'è girano salita. No, domani? Cioè, perché io no? non lo so. Guarda, comunque già tu mi stai deludendo di brutto, guarda, non te lo dico. Mi stai deludendo, mi stai. Molto Allora, indietro. Tu non sai no, neanche che fa Marquez sulla moto con la spalla, stai proprio indietro, ma stai. se girano domani, che cazzo ne so io? Non lo E vabbè, so. ma te dovresti saperlo, però, no? Scusa. Va bene. Oh, sai, oh, Alessandro Polita viene venuto a salutare, lo vedi? Guarda, Ah, guarda dove sta? che. No, non lo Ecco vedo. Oh, qua, ciao. Alessandro Polita, ciao. Ah, Alessandro, cara.
A proposito di Polita, parliamo di derivati di serie, perché stiamo parlando di una cosa interessante, cioè più che di superbike, io vorrei parlare di supersport, ma ste Ducati in mezzo a ste R6, Sì. come vanno? Ah, per me è E proprio per me. No, soprattutto, io per te ti sto ah, chiedendo per me, questo. no, no, adesso guarda, quello che si è visto, Luca, te lo dico senza giri di parole. Quello che si è visto fino adesso non dovrebbero essere molto inferiori, però per il momento lo sono, nel senso che la differenza per il momento, devo dire la verità, l'ha fatta delle Ducati, l'ha fatta Bulega, che l'ha guidata molto bene. Secondo me stava un po' avanti con un po' di dati, anche con l'approccio che ha avuto da subito con la moto, già abbastanza pronta, devo dire, no? Perché comunque loro l'hanno avuta sperimentalmente, ma anche al CIP e anche al Profila, non mi ricordo come si chiama, e quindi un po' di dati ce l'avevano. La storia di Serbatoi l'avete sentita? È sparito. È caduto. È caduto. È Vabbè, la caduto. storia del serbatoio l'abbiamo. Ricollega, ecco, non ti sento più nemmeno a te, aiuto. Ci abbiamo delle issues, eccolo, eccolo, sta tornando, eccoti qua, eccoti qua. Non sento più nessuno. Ma voi li sentite? Ah! Pronto? Dopo che Polita ha detto fate i seri che vi ascolto, non si sente più niente. Ma com'è sta storia? Mi senti tu? Adesso sì. Genesio, mi senti? Genesio non ti sente. Non si sentono proprio, dice. Sebastiano, senti? Oh, si sente solo Luca. Sente solo lui. No, no, ma Allora. Ecco, io no, a me mi sentite? adesso sento, no? Si era staccato il microfono. Ah, vedi, Ok, no, ok. dicevi l'affare serbatoi, ti abbiamo perso lì. No, il serbatoio è stato un thriller, diciamo così, poi risolto, ma risolto ognuno in maniera quasi Così, personale, insomma. ognuno ha fatto come ha voluto, Sì, giusto? ma il problema del serbatoio era un problema non legato al serbatoio, ma legato un po' a tutta la sovrastruttura del telaietto, che Ma mi comunque sembra dava. una cosa fuori dal regolamento, insomma, o No, no, sbaglio? non è fuori dal regolamento. Il regolamento dice che comunque hanno deliberato che il telaietto lo potevano fare anche in casa. Peccato che ce l'hanno detto proprio quando eravamo qui, se no ce lo facevamo veramente in casa. Ah, beh, cacchio, E beh, il tardi. serbatoio, no, ma perché diciamo il telaietto è funzionale dal punto di vista, diciamo, della guidare un po' meglio la moto, non è contro il regolamento, no? Se stai più comodo. Il telaietto originale, traietto molto stretto, per cui la posizione del pilota è una posizione che appena si sposta a destra o a sinistra comincia a diventare un po' complicato, diciamo, a fare delle, diciamo, non ha punti d'appoggio dove spingere magari col sedere quando sta in curva, capito? Quindi c'è tutta una serie di logica intorno a questo, ma riguarda solo la parte della guida. Il serbatoio invece riguardava i consumi, e i consumi erano stati simulati, sembrava che non bastasse, la cosa per cui quando avevano fatto il primo serbatoio sono andati in verifica, non è passato, e poi hanno deciso di mettere alla fine il serbatoio delle 11, delle 12.99, quindi del V2, quello che abbiamo Della usato anche superleggera. della, ma vabbè, super leggero, modo di dire, era, diciamo, del V2 e basta. La superleggera è l'ultima versione, ma io parlo di quelle già che c'erano nel 2013. Quindi quelle noi le abbiamo preso, te lo dico, uno ho preso della moto di De Rosa e l'altro ho preso da una panigale che avevo di scorta in più, 0 km, l'ho verniciata e io mi sono portato avanti il lavoro per conto mio. Dopodiché mi hanno detto qui che si poteva utilizzare quella della 1299, che però io ho già fatto, e che Ducati poi ci ha mandato, insomma, è tutto last minute, e comunque le cose che dovevi fare, le dovevi fare qua. Quindi dovevi portare il tornio, dovevi portare un po' di roba, un po' di officine, Tu l'avevi parlo. detto comunque che questa è la categoria dove si possono mettere le mani sulla moto, è Sì, meglio no, la di così. verità, no, no, guarda, da questo punto di vista, non è per essere sarcastici, però effettivamente, guarda, c'è Moreno di fuori che sta lavorando ancora l'accoppiamento delle varie plastiche con il telaietto, ma sono 4 ore che sta lì a fare buchi, buchetti per assemblare, perché poi c'è il telaietto, ma la sovrastruttura del telaietto non esiste, gli stampi del cotone sono una cosa diversa, non è più quella di serie, per cui ce l'ha portata Ivo stamattina con i plastic bike, e quindi bisogna rifare tutti i buchi, a far accoppiare tutte le cose, insomma è un Sì, però lavoro non della Madonna. mi Poi puoi allora, dire che è una. questa, allora vi dico una cosa: se dovessimo pagare ad ore quello che è stato
il lavoro che abbiamo fatto sulla Super Sport adesso sarebbe costato più di una Superbike. È una roba, sì, però non mi puoi dire che è tutto normale questa cosa qui. No, io non te lo dico che è normale, ma non ti dico neanche, cioè è normale in un contesto povero di, diciamo così, di attenzione, ecco, non voglio dire altro, però povero d'attenzione da diverse parti, no? E adesso voglio chiarirti questo fatto, già visto che ne abbiamo parlato un po', no? Mi sono informato un po' meglio perché sono andato a rivedere le mail precedenti. Se fosse stato buono il primo serbatoio, grazie a Dio non lo è stato, noi avremmo pagato il primo kit terraglietto e serbatoio fornito, diciamo, dalla casa madre, ma magari non per colpa loro, no, io ti avevo detto 3,5,4, 5.200 rotti veniva, così che tu devi avere tre kit minimo, perché un kit più un altro, come si fa in un team normale, avremmo speso 15-16.000 euro di solo per serbatoio e terraglietto, credo. Per fortuna poi è andato tutto a puttane, quindi il serbatoio è ritornato ad essere un serbatoio d'alluminio, sì, però di serie, della vecchia moto, e il telaietto è comunque ancora, costa tantissimo, però diciamo è metà del prezzo che era stato prospettato. Si può, ma correre, non, però, via. Non, no, si può correre, sì, però voglio dire, alla fine questa è la prima cosa che è successa. Ma è vero, Genesio, che uno scarico costa dai 5 ai 13 mila euro? Beh, 5, allora posso dire, un privato che arriva non ha supporto, diciamo, dalla casa, o comunque si deve rivolgere alla casa costruttrice degli scarichi, diciamo un prezzo ragionevole credo che sia intorno ai 6-7 mila euro per una moto modesta. Per una superbike cominciamo a pensare a 10-12 mila euro. Io ti posso dire che nel 2013 uno scarico, se l'avessi comprato da Kropovic, l'avrei pagato 13.000 rotti, non mi ricordo, però 13.000, no, perché so che mi pare che costi 14 lo scarico a Kropovic della V2, no? Lo vedi, può essere questo, sì. Sì, può essere, perché tanto il materiale, cioè la moto fa una categoria inferiore, però non è che si usano materiali diversi, sì, sì. Anche se non è separato il superbike, comunque c'è un lavoro dietro che non distingue per categorie la Kropovic, ma per materiale, per impieghi di ore e di, insomma, di, del quantum, appunto, del materiale. Comunque, questa è la banalità della Supersport. Adesso non voglio aprire un caso, però a me è piaciuta molto e mi piace ancora, da prima che comincio, non voglio creare, diciamo, idee magari che non sono proprio ancora compiute nella mia mente, no? Non sono precise, però comunque è una categoria che parte veramente a un filetto di gas dal punto di vista regolamentare, per cui sembra tutto abbordabile. In realtà in certe aree, che sono i trabocchetti che fanno le case, in certe aree ti fanno un culo come una sporta, si dice a Roma, perché tu becchi uno scarico, cioè, se non c'hai supporto, tu uno scarico non te lo puoi permettere, cioè se è un team modesto che ne devi avere tre, ma magari quello ne fa uno, al primo crash non ce l'ha più e finisce la storia, e spendi però comunque 12-14 mila euro. Una storia. Va bene, gli scarichi del team Aruba, gli scarichi del team Aruba, del team Barney, sono omaggio. Guarda, l'omaggio non esiste. No, lo so, no, sono il supporto di Kropovic, glieli passa. Eh sì, però l'omaggio non c'è, nel senso che per avere quello come materiale di sponsorizzazione. Beh, devi lavorare, certo. Avrai poi un contratto che includi in quella, un contratto di primo equipaggiamento, magari che includerà una serie di sponsorizzazioni. Comunque, no, certo, devi fornire dati. Cosa, no, io, certo. In Aprilia, all'epoca, quando noi con l'Aprilia, diciamo, una buonissima Aprilia ufficiale che comunque abbiamo fatto guidare da Giuliano, io ero destinato a comprare gli scarichi, se non che con Gigi Dall'Igna, siamo messi lì a ragionare, gli ho detto, guarda, siccome li devo comprare, adesso vado, mi rivolgo a Termignoni se me li fa. E quello tutto scandalizzato, dice, ma no, ma che facciamo? Insomma, alla fine Gigi è stato ragionevole, abbiamo fatto prima un primo, diciamo così, un pricocco, così, non dico di sapore, però comunque abbiamo aggiustato la cosa. Dopodiché Kropovic è rimasto mio sponsor anche per BMW, capito? Che ho fatto per un anno, e poi a BMW purtroppo gli ho dovuto dire, guarda, torniamo in Termignoni, perché Termignoni faceva un'assistenza di diverso tipo, cioè sviluppava gli scarichi. Questa è un'altra cosa che bisognerebbe che la gente sa. Quando un brand come Kropovic, secondo me, è così importante, così forte, fa un ottimo prodotto in partenza, però non è che sviluppa, non fa più nulla, capito? Secondo Genesio, me, hai sentito,
hai sentito cosa chiede Polita? Polita dice: mi spiegate come si può fare quindi ad approcciarsi ad un campionato così se non hai un know-how e fondi importanti come Genesio di quel livello? Praticamente è impossibile. Cioè, Alessandro, che... ma lo sai meglio di tutti noi, per fare corse ci vogliono i soldi, non è che scopriamo. Sì. No, però lui dice, però cazzo, il campionato Super Sport dovrebbe essere un campionato dei derivati di serie mondiale, però della junior class vuol dire che ci vogliono i miliardi pure là. No, no, ci vogliono i soldi sicuramente più di una Super Stock 1000, per esempio, perché comunque è una categoria tiratissima. Io ho solo detto, non so se mi sono spiegato male, che nel percorso, diciamo, di costruzione della moto trovi, tra virgolette, un po' di sorprese, nel senso che puoi trovare appunto queste cose tipo il serbatoio, magari in Yamaha non c'è, non lo so, io questo non, in Kawasaki ci sono altre cose, però appunto quei tuning che devi avere per migliorare la moto, dove il regolamento dice che è aperto, lì puoi trovare delle sorprese, perché magari poi il prodotto che tu cerchi è vincolato alla casa per esclusiva di disegno di quelle cose lì, e lì prendi delle inculate, detto... come i cablaggi, quelle cose là, no? O magari quelle robette lì così. Però comunque io credo che sia abbordabile, non proprio come una stock, però comunque abbastanza abbordabile. Non come la Super Sport 300. Tu lavori con Termignoni, no? Tu c'hai Termignoni quest'anno? Sì. Che è uno scarico, è uno scarico tradizionalmente Ducati, no? Quindi voglio dire... Sì, tradizionalmente Ducati, però Ducati ha visto, ha preso un'altra strada adesso, quindi... No, vabbè, sì. No, ma a noi ci interessa, perché comunque con Termignoni facciamo sicuramente un lavoro anche di sviluppo, siamo più in contatto, sai, a proposito, non è che al telefono trovi quello lì che ti risponde al volo, capito? C'è tutta un'altra fila, una scienza, diciamo, oramai si sono inventati queste... Cioè, non c'è più un rapporto diretto col costruttore, ma capisco la logica anche di una grande azienda. Qui mi dicono, Claudio Somenzi, che fra l'altro ci dobbiamo andare, perché questo c'è il ristorante a Mantova, è bravo. Sì. No, lo so, perché mi invita sempre, non ci sono mai andato, né da lui né da Malagoli, che è Stefano, che c'ha il ristorante a Ferrara. Non ci sono andato. Io sono andato da Stefano invece. Sì, tu ci sei andato, ok. Sì. Dicono, ma hai mai preso in considerazione Spark? E poi c'è un altro che dice che Barney dovrebbe essere passata a Spark. Boh, sono tante aziende italiane, non è che io le conosco tutte. Ma però, secondo noi, per Barney non ci credo. Sì, anche io, però... va bene. Comunque, allora, Genesio, le novità sono che praticamente, che però la polemica la faccio io, perché tanto poi anticipo il pezzo, in realtà questo campionato, che doveva essere fatto per mandare in pensione le quattro cilindri, una delle quali neanche è più prodotta, e non va più in strada, che è la R6, in realtà sembra che penalizzi molto le bicilindriche e le altre, diciamo così, novità, ovvero le tre cilindri, per quella famosa riduzione dell'apertura della farfalla. Io ho imparato che quando la farfalla non è abbastanza aperta, di qualsiasi cosa si parli, non è divertente. Quindi secondo me la farfalla deve essere tutta aperta, ce ne sei. No, è chiaro, lo so. E questo, in più, a Yamaha e Kawasaki sono state fatte delle concessioni, per esempio Kawasaki ha avuto il blip, Yamaha ha avuto il sistema frenante. No, anche Yamaha ha avuto il sistema frenante, Kawasaki non mi ricordo. Il ride by wire, bravissimo. Sì. Intanto guarda che ti dà ragione, Marcucci mi scrive, guarda che Barney c'ha crap. No, ma lo sapevamo questo, infatti mi sembrava appunto, strano sì. No, lo so perché glieli passa Ducati. No, dicevo, è un po' strana questa situazione, perché la polemica è questa, cioè noi vogliamo fare, noi Dorna dico, facciamo il campionato Next Generation, facciamo venire Triumph, facciamo venire MV, no? Che c'ha la motocicletta nuova, che sono due anni che il Poro Quadranti si punge con la forchetta che vuole buttare dentro sta motocicletta per fare sta sfilata. Poi ci sta Ducati così, e poi dopo gli chiudi la farfalla a tutti e agli altri fai fare delle concessioni che li rendono non solo non sono più obsoleti, ma vanno pure come dei missili.
questi qua. Quindi come fai a pensionare, fra l'altro con una motocicletta che se tu domani mattina, te la, come fai tu che ti alzi la mattina, ti svegli, vai al concessionario, te la vai nel concessionario e te ne compri tre, non lo puoi fare perché la R6 non è una motocicletta disponibile. No. Quindi è, questa cosa non è un po' strana? È strana, vabbè, questo però è una lettura diciamo un po' troppo tecnica, commerciale, no? Per... E questo va bene, diciamo, sottolinearlo, questo sono d'accordo. Per quanto riguarda la castrazione delle bicilindriche, per adesso, devo essere sincero, con l'80% eravamo al limite della sopportazione di vedere un motore che un po' soffia, no? A gas aperto soffre un po', però è chiaro che il bilanciamento parte dalla riduzione della potenza in alto soprattutto. Dopo però noi ci siamo ritrovati nella condizione di ridurre ulteriormente questa farfalla perché ci hanno mandato una nuova mappa con un'ulteriore riduzione, stavolta mi sembra veramente tanto, troppo. Speriamo, 76, no? Siamo arrivati a 76? Più o meno sì, siamo a giovedì però qui, e giovedì sera può darsi che fra mezz'ora ci mandano una mappa diversa e, chi lo e sa. Magari che so, ci ridanno qualcosa. Allora vogliamo spiegare come funziona questa cosa della mappa, perché sembra che ti mandano la mappa del tesoro, in realtà ti mandano un link e tu devi cliccare là e poi da lì ti accorgi quanto ti hanno allungato, esatto, o accorciato, esatto, il guinzaglio. Si inibisce l'altra precedente e devi inserire quella, se no la moto non si accende, non va. Posso fare una domanda un po' provocatoria a Genesio, ma anche a Gianluigi? Ma secondo voi, con una situazione del genere, con l'R6 che non esiste praticamente come motocicletta, la Kawasaki che esiste solo per questo campionato perché non si vede più nella vita reale, e con una Ducati che è più vicina a 1000 che rispetto alle vecchie cilindrate, ma ha ancora senso la Supersport? Cioè, io farei una domanda. No, se la fai bene sì. Secondo me, dai, rispondi tu già, scusa. No, se la fai bene sì, cioè se tu intraprendi una strada di innovazione, la devi perseguire. Se invece tu vuoi intraprendere una strada di innovazione, ma per qualche motivo vuoi tenere un piede sulla, è come quando fai un salto, no? O salti, ma se tieni una gamba attaccata a dove vuoi partire, fai un passo lungo, non fai un salto. Cioè, allora io sono dell'idea che la Supersport, se fosse fatta bene, non è che non solo è utile, ma diventa inutile la Superbike. Cioè la Supersport può diventare la Superbike del futuro. Cioè per strada tu che motociclette trovi dei missili, no, non trovi più quelle moto lì, trovi piuttosto, se proprio ti vuoi divertire, delle motociclette così. Quindi in realtà io penso, non so se Genesi è d'accordo, che quella, la Supersport di adesso, può diventare tranquillamente la Superbike addirittura, ma non se ti freni. L'ho detto diverse volte perché è uno dei motivi per cui oggi mi sono ripresentato qui, no, perché credo che ci starò altri 10 anni qua, però è l'inizio di una storia che a me mi affascina un po', l'idea di poter vedere domani, che ne so, una bella 900 Yamaha magari, no, e 800 o maggiore cilindrata MV Augusta, però comunque nell'ambito della gestione di una cavalleria che può essere, diciamo, comunque di una divertente e che abbia un senso anche a livello commerciale. Ma cioè, pure c'è reso una Buell, una KTM, cioè delle situazioni che sono pure più... Esatto, è più facile perché rispecchia il loro diciamo, momento, diciamo così, anche a livello industriale, no? Quindi, a parte Yamaha che è un'eccezione, diciamo, negativa, però io penso che faranno presto una motocicletta più di maggiore cilindrata, visto che c'è la possibilità di equilibrarla col balance che stanno facendo e stanno cercando di sperimentalmente di fare in questo campionato. E per sua Superbike, te lo dico sinceramente, per me ho vissuto tante stagioni, diciamo sempre alternate magari da successi, magari qualche insuccesso, ho visto sempre di più che purtroppo è arrivata a dei livelli, diciamo, di costi, ma anche di gestione, anche per le aziende, che forse è un doppione della MotoGP povero, tra virgolette. Sì, un doppione che costa,
costa tanto e non rende. È diventato il campionato CRT quello, cioè, dovrebbero, dovrebbero capire un po' di più di, secondo me, questo spero che voi lo spiegate, vorrei che lo spiegasse meglio a chi ha interesse. Per esempio, un team che si approccia alla Superbike e vuole fare la Superbike da privato ha molte più difficoltà che qualora ci fossero i posti in MotoGP di farlo in MotoGP, perché deve trovare il budget completamente per gestire poi le moto che dovrà acquistare, il leasing o quello che sarà dalle case produttrici, no? Poi c'è tutta una serie di complessi dello sponsor per arrivare in Superbike piuttosto che in MotoGP, diventa difficile insomma trovare questa energia. Dall'altra parte c'è l'organizzatore che ha capito che fare un campionato diciamo importante di alto livello su tutte le file, cioè non solo la prima e la seconda fila, oggi vedete che si mischiano privati con super ufficiali con una facilità estrema. Questo vuol dire che il livello è talmente alto da ogni punto di vista che anche i team privati possono andare con i loro risultati, con la loro diciamo appetibilità diciamo come piattaforma anche commerciale per lo sponsor, senza complessi di alcun genere. Tu vedi quello che fa invece la Superbike, una, due, tre case importantissime, poi ci sono i diversi privati, quello che ho fatto io per molti anni, che trovano sempre meno energia e sempre più scadente, cioè il distacco tra il privato e l'ufficiale è talmente abissale oggi che non, la chiave di lettura è successo il contrario di quello che è successo in MotoGP, dove adesso vincono, esatto, i privati, e in Superbike, e invece i privati non vincono più neanche se si ammazzano. Cioè, se si ammazzano uguale, non vinceranno più. Sì. È incredibile questa cosa. Prima la Superbike era il campionato dei. Potrebbe succedere che piove e esce fuori qualche fenomeno, che ne so, che esce fuori qualcuno, tamburini, faccio un'ipotesi, piuttosto che Hotel oppure qualcuno, però difficile fare, l'abbiamo visto con Charles Davis che comunque è andato a fare da ripiego poi un altro team, senza voler parlare del team perché secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, però comunque non hai tutto per vincere ed è difficilissimo. Quindi questo è quindi, la vera differenza. Quindi nella tua testa Genesio si potrebbe un po' ristrutturare tutta la storia, no? La Superbike come doppione della MotoGP mi va da una parte, no, allora no, una Super Sport un po' più efficiente, una 300 che ci ha seguito ed è facile. Le moto che si producono, come si faceva una volta erano 750 le moto, tutti parlano del 1000, ma le moto erano 7, la Superbike è nata con la 750, mica con la 1000. La 1000 era una Ducati che vabbè, però a fronte di una Ducati c'era una Kawasaki, c'era una Yamaha, c'era una Honda. Io ce l'avevo il Suzuki 7K1 750. Ce l'ho ancora. C'è ancora il 7,5, è così, vabbè, insomma, no. questo comunque, è. Vabbè, comunque si inizia, si fa sul serio. Sì, domani il tuo pilota come sta messo? E il nostro pilota per adesso è distante un secondo dalla vetta. In questo secondo ti fa capire come andrà il campionato, perché tra lui e magari altre due posizioni più indietro e il primo passa un secondo e uno, vuol dire che ci sono 14-15 piloti capaci di fare battaglia. Questa è la cosa più interessante di questo campionato. Quindi oggi lo può trovare così, domani lo può trovare un po' più davanti, Federico magari eppure fare la pole position, perché no, insomma, c'è un po' di lavoro da fare. Io adesso non voglio parlare solo del nostro pilota, ma fa capire che in un secondo c'è la competizione. E dove ci sono tanti ragazzi sono belle così, insomma, quando ci ma piloti veri, piloti diciamo piloti che si possono giocare la vittoria. Questo è il senso che dovrebbe avere la competizione. È un po' triste vedere, sapere già a memoria chi vincerà tra Toprak, Ria e qualche volta forse Bautista quest'anno, tre, poi il resto. A proposito, Bautista non l'hai nominato mai, ma sì. Si trova così bene con la Ducati secondo te che l'hai messo in pista? Sì. Si trova bene. Lui ha avuto la fortuna di fare due cazzate e di andarsene, di andare in onda e di poter tornare indietro, che di solito è un privilegio che non viene concesso tanto facilmente, no? Cioè, capito, quando Lorenzo poi è andato via dalla Ducati, ma poi è andato via anche dalla Honda per andare in Yamaha, cioè
anche Dovizioso che è andato via, poi, cioè non, nessuno ha avuto più la chance di tornare indietro sui suoi passi, no? Mentre invece Bautista ha avuto questa possibilità. Io so per certo, lo so per certo, che nonostante Battistella è riuscito a fare la cosa giusta, cioè nel senso che, voglio dire, si è anche ridotto l'ingaggio per fare questa cosa. Quindi solitamente un pilota che si riduce l'ingaggio, e in tempi come questi non è facile, perché gli stipendi stanno comunque calando, quindi chi ha dei vecchi contratti solitamente se li tiene, vuol dire che ha delle sensazioni e delle, diciamo così, delle intenzioni che sono più legate alla vittoria che al benessere economico. Un altro che ha fatto così è Vignales. Vignales ha rinunciato a moltissimi soldi. Cioè, quando io vedo il pilota che rinuncia a così tanti soldi in un momento in cui i contratti si stanno sgonfiando così tanto, per tanti motivi, la pandemia, la crisi, eccetera, capisco che vuol dire che questo pilota, almeno al lato suo, ha la sensazione di poter fare meglio. La verità è che nessuno gli poteva fare un regalo migliore a Bautista che la Honda, perché provata la Honda, secondo me ha capito veramente quanto è dura la vita. E tu ne sai qualcosa, ne sai qualcosa anche tu, no? Perché voglio dire... Sì, io una cosa che vi volevo segnalare invece, che mi è venuto in mente adesso, sono andato in giro a vedere poi i vari piloti, e vi posso segnalare Ria, che sembrava che avesse già messo da parte idee bellicose di ritorno alla vittoria, eccetera. Però io invece lo vedo come piuttosto dell'anno scorso. Toprak ha in mano la moto, sembrerebbe impossibile batterlo, per esempio, in frenata, però ho visto come si è comportato in questi due giorni Rea, non per i tempi che ha fatto, ma per come l'ha fatti, e lì c'è una chiave di lettura che è diversa da quello che tu arrivi e vedi, vabbè, ha fatto rotto della cuffia, ha fatto un decimo meglio. No, lui ha voluto fare un lavoro, diciamo, proprio di esasperazione, no? Anche del messaggio che voleva andare agli altri piloti. Esce 10 minuti, in quei 10 minuti al primo giro fa il miglior giro di quelli che sono stati in pista 15 giri prima, e poi riesce a migliorare il suo di qualche decimo e fa la differenza. Faceva così una Kawasaki più veloce di prima, frena meglio secondo me, e poi la vera novità, Kawasaki secondo me ha preso di petto un po' tutto la parte motori, e ha fatto un capolavoro anche nella Supersport, perché risulta essere la più veloce in assoluto la Kawasaki della Supersport. L'anno scorso si vedeva che proprio il povero Ray faceva, a parte che ha trovato uno che era in super forma, però sì, faceva molta fatica, lui remava, non ce la faceva. E quindi forse quest'anno se la possono nuovamente rigiocare. Sì, secondo me sì, con la variante pure di Bautista diventa bello. Però quindi, quest'anno terrei d'occhio pure Gerloff, se lo fanno... Lo so, Gerloff è uno dei nostri piloti preferiti, sia mio che tua, perché e abbiamo un'idea complottista, io e te, io e Genesio, Luca te lo spiego, che secondo me gli hanno messo il freno a mano a Gerloff l'anno scorso. Ah sì, sì, l'hanno tenuto con la pasticca più grossa, io, Genesio, gli hanno messo la pasticca. Lo posso ribadire perché l'ho detto, quindi quello che detto è scritto, cioè quello che detto è anche scritto, sta lì. Secondo me l'hanno proprio mortificato personalmente, poi che lui sia creato, diciamo, anche una mortificazione interna per conto suo ci può stare, però comunque è stato, diciamo così, bacchettato fortemente. È una grande cazzata secondo me, perché comunque Toprak poteva vincere lo stesso e magari portare avanti il lavoro di sviluppo mentale anche professionale del pilota, che poteva essere un secondo pilota nel team ufficiale o comunque una sistemazione da ufficiale migliore per Gerloff, piuttosto di mandarlo indietro con la testa, che poi è difficile recuperarlo. Cioè, se è questo un lavoro che stanno facendo su Gerloff a livello aziendale, la Yamaha ha fatto un lavoro secondo me non proprio al 100%. Ma la buono. Gestione dei piloti, poi tu che li no, ma assomiglia molto. Questa assomiglia molto alle telefonate che ricevono i giornalisti, no? Ma no, vabbè, è una cosa politica. Comunque... Sì, ma qui la politica sulla gestione di un pilota c'entra poco alla fine. No, cioè... ma allora te lo spiego io, perché che Yamaha non vinceva in Superbike da tanti anni e hanno detto, cazzo, ma vuoi vedere che questo qui ci rovina il giocattolo? La festa. La festa, e lo fermiamo. Però secondo subito. Me sarebbe successo quello che ti ho detto, Gianni. Gerloff sarebbe arrivato al ridosso
di Toprak insieme a Ria, magari no, qualche volta magari avremmo visto Gerloff combattere un po' più con Ria, con altri magari. Ma sai, ma quelli Dopo. hanno pensato alla Sì, loro situazione, hanno però tu detto. capisci che un pilota che lo mandi indietro con la testa, dopo che ha costruito un ego personale, anche una, diciamo una posizione mentale che è da top 3, vederlo il settimo, ottavo in una posizione ti Sì, distrugge, non è. due uscite kamikaze li ha fatte, eh. Comunque, vabbè. Guarda lì, Comunque. ancora insisto, andiamo a rivedere il video con Topra, che io ancora do ragione, non a Gerloff, ma non gli do torto perché comunque ci sta. E Toprak ha tenuto la corda, diciamo, invece doveva allargare un po', invece alla stretta Quanto l'ha sono buttato belle le terra. gare delle moto, senti, senti quanto sono belle le gare delle moto Comunque, quando le Genesio parli. dice qui il lettore che con tutte le enduro stradali, eccetera, potremmo vedere un campionato stile King of the Baggers. Non so se hai visto quelle moto americane con le borse, Con le quelle borse Harley che che fanno le corrono, gare. sì, va bene, Te manca a te bello un da campionato ha di vinto Supercross? McWilliams poi una gara, oltretutto ha fatto la gara Porca McWilliams, puttana, ha hanno coraggio vinto da McWilliams. quelli. Quelli vanno premiati per il coraggio lì, con tutto quel casermone lì, buttati con ginocchi a terra, gomito a terra, fanno veramente Fanno una paura, roba. ma sono divertenti da Sono guardare. americani, Ma americani. flettono Sono quelli americani. flettono quei telai là, eh. Chissà come Vabbè, flette dai, tutto, faccio devi io una avere. domanda a voi, ve la posso fare una domanda io a voi? Certo. Basta che non Petrucci, mi che chiedi i farà in soldi. America? No, che soldi? Che ce l'ho. Qui stiamo Allora, tutti in parola, sta. Che allora farà? Petrucci è di una classe assolutamente superiore a quei gentiluomini che incontra lì, come abbiamo visto anche Corti, Bravo, tutti Tony, quelli che bravo. sono andati così. Però, secondo me, devi prendere le misure là. Non Sì. è come quando tu vai al BSB che pensi che siccome hai fatto il mondiale, no? Vai al BSB e dai calci alla gente, non è così. C'è Cioè, però lì sono. dei precedenti importanti che bisognerebbe menzionare. Per esempio, facciamo il caso di Ben Spies, che è arrivato qua, non ha visto mai una pista, e ogni pista vinceva, o comunque era top 3. E queste cose, andiamo più indietro, andiamo nel 72-73, Jarno Salinen, per esempio, No, ma ah, dobbiamo magari, pensare, magari Genesio, ci dobbiamo sono pensare a dei quelli che da qua sono andati là. Allora, bene, 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 negli ultimi anni ha fatto solo Tony Elias. Però, Elias. ragazzi, Tony Elias. È rimasto un bel po' di anni, è vero, Eh no, cioè, sta ancora comunque là, quello è il ancora re, là, quello è Suzuki. americano Ma ho ormai. capito, però, ragazzi, Tony Elias era Mi Tony Elias, non levi il era. commento delle baggers sul naso, perché non. Sì. Tony Grazie. Elias era uno che comunque era veramente che dava filo da torcere a Valentino all'epoca. Cioè, Mica andava poi piano vabbè, Tony gli Elias. ultimi anni li ha fatti con l'Aprilia, con il Team Red Devils, eccetera, però non è che insomma era uno scarso. Quindi No, no, no. dobbiamo Anche pensare perché a Danilo mica più qualcuno. scarso di No, Elias. ma No, Danilo c'ha una cosa no, da. Allora, Genesio, no, 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 no. questa cosa tu me la riconoscerai. Danilo c'ha dalla sua una cosa fondamentale, la motivazione La ternanità. e l'ignoranza. Cioè, lui è motivatissimo, Deve tornare a fare il pilota di alto livello. è Normale. motivatissimo, c'ha una motivazione più alta di lui, se Ma no io non andava spero proprio, perché Danilo lo nemmeno a prendo un fare po' la a Dakar. caso. E poi c'ha l'ignoranza, quella che si porta dietro da sempre. Lui ha sempre preso le cose abbastanza di petto. Io me lo ricordo, insomma, come pilota che ho avuto anch'io. E lui si impegnava al 310% con una moto molto Certo. inferiore a quelle che correvano in quel momento in MotoGP. Quindi è uno fatto così che ci vuole Impegno. sbattere il grugno. Vabbè, comunque aveva Quindi fatto bene anche Corti, vi Corti ricordate? aveva Aveva fatto fatto bene bene, anche cacchio. Corti. Poi c'era stato Sky. Invece chi aveva fatto male, male, male in America, che non era andato bene, poi era stato Charles Davis che non aveva fatto, non era Quando riuscito a è fare. stato? Perché Charles sì, Charles Davis è andato anche in America, nell'AMA, quando si chiamava AMA. Ma quando però? Qualche anno fa? Prima di dopo, fra il mondiale due e mezzo che lui aveva Ah, fatto, prima di Charles fare Davis la aveva fatto. Supersport. Sì. Prima di fare la Supersport, no, no, lui andava male anche in 250. No, 250 lui si è Andava. proprio trovato, stava sperso in Ma lui lo 250. dice, è stato onesto però, è uno che. Sì, no, ma Sì. lo ha detto sempre, lo ha detto sempre, L'unica si è cosa trovato molto brutta di di più. Petrucci è che poveretto, con tutte le squadre belle e i posti dove poteva andare, è andato a Filadelfia che fa freddo. Questa è la verità. Questa è la verità. Cioè, voglio dire, a Però Filadelfia te ghiacci il culo, cioè.
Io sono molto curioso su quella gara lì, sinceramente, me la riuscissi a vedere con più tranquillità, E te me la la puoi vedere, guarderei. l'AMA la fanno, dove la fanno, l'AMA non mi ricordo. Boh, vabbè. Però è tutto lo stesso. Comunque, ad Austin è tornato Marquez, state tranquilli. Oh, Bene, stanno arrivando i pacchi. bene. No, sono I arrivati, tutto a pacchi. posto. Con Bartolini sono arrivati No, sono arrivati, tutto e a mi c'ho posto, due o guarda. tre informatori, chi ha montato ieri, qualcuno l'ha montato oggi. Quindi fanno le prove domani, dai. Sì, tutto a Domani posto, proprio. come Ci al sono buone solito. possibilità che facciano le prove. Effettivamente, due figure Ragazzi, di merda di guardate, seguito. non è facile arrivare da Riondo in Texas per le Eh persone, no, cioè infatti, per gli no, esseri umani. no, fanno veramente delle No, cose devi fare incredibili. almeno tre voli, è veramente lunga e rognosa, cioè una Intanto roba allucinante. dispiace che è morto un poliziotto Allora, gratis io lì così. l'avevo detto, ti ricordi, Gianluigi, attenzione che da Tucumán fino alla pista è uno stradello. L'hai visto le immagini dell'incidente? Con È quei una cani. strada, Genesio, più stretta della Flaminia. E quella per loro. Assomiglia alla strada di Aragon quando esci dalla statale che vai dentro il circuito, hai capito che fai? Ti fai quei 2 chilometri. Solo che lì sono 94 così, quindi può succedere qualsiasi cosa su quella strada lì. Calcola che c'è tutto il traffico in uscita del Gran Premio e poi c'è il traffico normale nei giorni normali, perché Tucumán lì è praticamente la città importante e da lì passano tutti i trasporti, quindi lì veramente c'è Vabbè, sti proprio cazzi, una vince brutta Marquez. stella. Secondo Vince me, Marquez. io dico di sì. Ti la butto là. Secondo me sì, potrebbe vincere, però se per esempio fa una bella gara e lo prende anche come, non dico allenamento, comunque una gara di recupero, potrebbe essere produttivo per il mondiale, perché ancora se si mettesse in forma piano piano, insomma, potrebbe ancora vincere, perché i punti mica sono tanti. Secondo No, me perché stanno Marquez vincendo in diversi, quindi sparpagliando i punti così. e soprattutto stanno vincendo, non me ne vogliano a male, un sacco di piloti che non si giocheranno il campionato. Cioè, io penso con tutto il bene che né Oliveira né Aleix Espargaró si stiano giocando il campionato. Il Sì. campionato se lo giocano ancora Quartararo, le Suzuki, Bagnaia se Dio vuole. Tutte quelle Ducati me ne hai detto una sola? Con Sì, Bagnaia, se otto Dio vuole. Ducati una me Sì. Queste. Perché una Ducati clienti non potrà mai vincere il mondiale, a meno che non verrà trasformata in ufficiale nel corso del mondiale stesso. Cioè, quando non si può più fare un cazzo. Quando non E si non può so più se fare gli un fanno una cazzo. cortesia. No, cioè, capito? La trasformano in ufficiale, così gli danno con la bacchetta. La benedicono ufficiale il giorno prima che vince il mondiale, così ha vinto la moto ufficiale. Perché un altro bevilacqua non si può vedere in Ducati. No, Che oppure uno che sta cercando. perlomeno fino a che è vivo questo, Genesio, direi, no? Voglio dire, per cui. Genesio, perché Per un Enea Bastianini che rischia di fare meglio di quegli altri, arriveranno un giorno nel box e diciamo: prendi questa che è ufficiale, che va meglio, gliela No, levano quella infatti no, buona. infatti il rischio c'è che si complicano un po' le cose, magari non volutamente, però quando vai alla ricerca della prestazione assoluta devi per forza lavorare con il team che sviluppa, cioè la casa ufficiale. Se il buon senso dicesse che vabbè, uno si accontenta, devi sperare che poi magari le prestazioni rimangano sempre le stesse della moto, che non ci siano cambiamenti in corso d'opera, allora forse ti puoi accontentare anche per quella versione, per esempio come c'è la Bastianini nel 2021, che secondo me ha meno complicazioni di gestione. Io non fossi in Bastianini, non accetterei troppo questo Mia, coinvolgimento. mia. Magari no, perché senza dir male, però comunque sai, cominci a vedere troppi ingegneri che ti girano intorno, che ti rompono la testa. Magari col tuo, sai, fai confidenza con uno e sei lì che ci parli tutti i giorni, poi invece. Quando sei più coinvolto con la factory è sempre un. Devi fare per esempio le riunioni, i briefing, tutte quelle robe lì che un pilota che va per vincere, per correre, per fare il risultato, a volte lo distrae abbastanza. Anche
il peso di portare avanti una moto diversa, magari con più valore tecnico dentro, no? E può disturbare. Secondo me è bel equilibrio Bassianini, ma anche Martin, secondo me, che c'ha sì una moto Questi ufficiale, due però sono. funziona. Ma tu Martin è forte davvero. Miller lo vedi che l'hanno già spinto di fuori, vero? Miller, purtroppo io ci avrei puntato tantissimo su Miller, però quando tu cominci il campionato in quelle condizioni che già sai che devi andare via, secondo me umanamente è difficile chiedere questa roba qui, capito? Cioè chiedere la performance, se non lo fai per te con tutta la rabbia che c'è in corpo per fare magari apparire appunto la tua figura di pilota più in alto possibile, è chiaro che lo fai, però tieni questo stato di concentrazione, questo stato mentale per 20 gare non è possibile. Ci arriva il momento che vai male e tutti ti scalzano e ti diranno: beh, hanno fatto bene questo a mandarti via, magari, capito? È una roba che purtroppo non va bene, politicamente è Invece i sbagliato. 4 anni di Bagnaia? I che? I 4 anni di Bagnaia? contratti? Io, se me lo chiedi, se, scusa, se me lo chiedi a me, ma mica perché ce l'ho con Bagnaia, io non lo farei con No, che poi nessuno. sono due. No, vabbè, due però sono come quattro, insomma, Eh sì. perché se ne va male uno, e quell'altro dopo diventano come 3 anni di sofferenza, a meno che tacitamente magari non riescono a dissolversi nel vento tutte e due. Però io che ti devo dire, a me purtroppo quello, il panorama che vedo è bisogna essere concreti e dirlo con le parole giuste. E gli ufficiali non vanno, hanno un sacco di problemi, questi ragazzi sono pieni di talento, Martin e Bastianini, il fatto proprio che non abbiano proprio quella cappa, diciamo, pesante della Factory sulla testa. Si vede per esempio Bastianini in Gresini con la moglie di Gresini che fa un ottimo lavoro di famiglia insieme ai figli e ai collaboratori. Secondo me fanno la differenza, non è retorica, è proprio questa la storia. Oppure devi essere un fuoriclasse, diciamo, dal punto di vista professionale, con una bella esperienza, va a finire un team, diciamo, professionale Factory. Per esempio, prendi uno Stoner, quello potevi essere come te, tanto lui decideva che non parlava con i giornalisti, si chiudeva nel campo e poi se ne andava via quando non si faceva vedere. Cioè devi essere a quel livello lì, se no se sei coinvolto in tutte le prassi di un team ufficiale, guarda che ti rimane poco tempo per essere te stesso e diventa un problema per concentrarti per vincere. Se sei ragazzo, voglio dire, se sei maturo è un altro discorso. Diverso, ma io infatti di maturità c'è uno che mi piace da tanto tempo che è Oliveira. Secondo me non è mai al posto giusto No, sì, nel quello è momento. forte. Secondo me è forte, forte, tanto forte che se avesse l'occasione che ha avuto Martin, per esempio, vedremmo cose diverse. Certo, no, ci sono dei piloti ottimi, guarda, veramente il livello della Ci MotoGP stanno i piloti, allora è KTM ne ha spaziale, due no? È perché anche spaziale. Binder è fortissimo. Guarda, il livello è altissimo, è No, altissimo. quest'anno il livello è indiscutibilmente, sono belle gare, cioè finalmente anche dal punto di vista di chi sta a casa, vede lo spettacolo, vede finalmente delle belle gare. Sì, no, no, ma questo è Anche indubbio. Questo. Dovizioso, non sai mai che cosa gli può succedere, pure questa parte qua. Voi pensate, cioè, che Quanto sia sei una... bastardo, però. Anche lì, che cazzo gli può succedere? Si possono, si sono dimenticati di montare una ruota, rimane l'abbassatore abbassato, l'alzatore alzato, il manubrio manubriato, l'acceleratore accelerato, il freno frenato, il pilota pilotato. Mica è scontato, eh. Guarda che ogni volta cioè, non gli hanno fatto il cambio dell'olio, hanno messo il gasolio. Tutte Quello queste del cose qui, camion. gene. No. Tu mica le puoi sapere, lì è una sorpresa ogni volta, pure quello fa parte dello spettacolo, eh. Cioè non è Guarda che che tutti. se uno avesse il coraggio di smettere al momento giusto, secondo me, guarda che secondo me Dovizioso è in buonissima, cioè in buona fede, secondo me. Il problema è che mentre lui si ferma 6 mesi, nessuno l'aspetta e i tempi accelerati di oggi non sono come quelli di una volta. Oggi un ragazzo c'è una trasformazione in 6 mesi, 8 mesi, per esempio un pilota anonimo diventa un fenomeno magari in 6 mesi e tu quella distanza non la recuperi perché un po' accusi gli anni di attività, un po' perché magari non sei più così desiderato, per cui anche il pacchetto tecnico non è più di primissimo ordine, quindi tu il gap non lo recuperi più, un po' come Valentino negli ultimi tempi, diciamo, è andato sempre più alla deriva perché comunque da pilota ufficiale poi magari è passato semi-ufficiale. In un momento che si è palesata ancora di più la sua inadeguatezza, diciamo, in quel momento a livello, no, perché lui è sempre una grandissima figura, però comunque a livello
sportivo, diciamo, era brutto vederlo così indietro, però era la conseguenza di tutti quei fatti. Ti sei invecchiato, c'è meno materiale giusto e tante cose, insomma, bisognerebbe... Ma pure una visione del motociclismo diversa che cambia, eh? Cioè io credo che cambia proprio. Là dentro sono rimasti di... dei vecchi, sono rimasti in due in effetti, Dovizioso e Marquez, dove Marquez fa ancora Marquez, ma Dovizioso non è più il Dovizioso. Marquez che c'era, però prima. È una carica talmente esplosiva, c'è ancora tanta di quell'energia dentro, nonostante tutti gli acciacchi che c'ha. Io mi chiedo se tante volte non fosse veramente il fatto che sta sempre in difesa con qualche pezzo del suo corpo a supporto di quello che gli manca, perché non è completo il suo, la sua forza, per cui scompensa un po' le sue forze, magari non riesce ad avere più tutta quella lucidità che aveva prima. Però è comunque ancora un pilota, secondo me, che in una condizione anche non perfetta, comunque è un pilota che tu lo trovi lì e fa. Vabbè, Genesio, mettiamo 10 euro? De 10 che? Euro su Marquez, via. Su Marquez, a picchetto. Sì. Vado io a San Basilio, dove vado? A Torraccia, dove si gioca? Io sarei felicissimo, sarei contento, perché comunque recuperare un atleta come quello è veramente un patrimonio del motociclismo, quello non va perso, perché che ne dicono i detrattori, quello è un'espressione talmente antica, secondo me, no? Non appartiene neanche al motociclismo moderno un talento del genere. Mi fanno Ma hai visto il livello di mutilazione? Hai visto il livello di mutilazione mentale che spinge la gente a insultare? Sì, padri però di famiglia, donne, stavo signore. Stavo parlando di uno che capisce di motocicletta, e un altro che magari è solo uno che si basa su le chiacchiere che fanno i giornalisti, gli aizzatori. Dicevo di Marquez, è talmente fuori dal normale dal punto di vista proprio della capacità di rigenerarsi, di soffrire, di fare risultati in tutte le condizioni, che mi sembra proprio quei piloti degli anni 70, ma alcuni, che io ripeto, Mike Haywood forse è un po' troppo lontano, ma Sarinen, io ero ragazzetto, però me lo ricordo benissimo che fenomeno che era. Era uno che saliva su una moto che non ha mai visto a Pesaro con una Benelli, messa a disposizione dall'amico. Vabbè, Battista. Allora Genesio, te li anticipo io 10 euro. Perché mi hai tagliato? Scusa, io devo finire questa storia che mi piaceva. No, perché dobbiamo, non possiamo, perché siamo tutti, compresi Rossini, che è un grande. Eravamo un io, Fidel, Contaghi. No, allora Genesio, perché non si può dire. Vabbè, che c'hai problemi quando lì. Agostini perde. Non si può nominare, perché no, sto scherzando. No, è che stiamo sfiorando l'ora. E volevo chiederti se ti devo anticipare io 10 euro o vado a scommettere a San Basilio. Ma anche a Vabbè, me, no, ma io scommetto su Marquez, pure io. Però diciamo sì, che quello che vedo che potrebbe avere quel tocco in più forse è Martin, che potrebbe, io punto su Martin. Mi piacerebbe primo Martin, secondo Marquez, e tutto si rimette a posto. Comunque io ho interrotto Genesio e sono rimasto vivo, quindi che cazzo me ne può fregare oggi? Ma scusa, tu mi potevi interrompere su Spiss, su Sarinen, come fai? Su Sarinen no, su Sarinen no, vabbè no. Dai. No, cioè, ce l'hai vero a casa, quindi voglio dire è tardi ormai. Comunque allora, no, abbiamo trattato tutti gli argomenti in maniera diversa, Non ho capito le tue aspettative reali per Aragon, cioè se fai nei 5 secondo te, negli 8, nei 4 con Guarda, Federico. Ti ripeto, il Regge è talmente... No, io non vedo uno che può dominare nettamente, però... Perché Bulega ha detto che la Ducati non è superiore, a parte lui. No, è vero. No, vabbè, lui ha fatto un ottimo lavoro fino adesso, però uno che se la canta e se la suona, insomma, non è che proprio... Diciamo, deve aspettare un po', sicuramente io gli faccio gli elogi, sicuramente di uno che ha interpretato da subito bene la moto, quindi un bel merito va a lui, infatti, per il risultato che ha fatto fino adesso nei test. Però le gare sono le gare, vanno gestite fino all'ultimo giro e lì ci vuole tanto di più. Speriamo per lui, per tutte le Ducati, ma soprattutto il nostro pilota, che faccia bene, benissimo, poi vediamo se l'aspetto tecnico diventi un attimino un po' più equilibrato. Io adesso non voglio anticipare nulla, però per il momento siamo un po' in sofferenza. Sai chi sarà la sorpresa del campionato, secondo me? Chi è? Niki Tuuli. Niki Tuuli, che è forte.
Vabbè, ma qui tutti con queste sorprese, vabbè, aspettiamo, sì, sono tutte... Vabbè, secondo Sì, me vabbè. neanche una aspetta, ma mister, neanche una sorpresa Niki Tuuli, perché No, lui è forte. quello è forte, però si è apparecchiato talmente tante volte l'anno scorso. Oggi gli ho chiesto a Niki Tuuli, eravamo lì vicino, ho detto, ma tu vieni dalla Finlandia, ma i fenomeni della Finlandia, al modo civile, sai che quello mi ha risposto, dice Sarine nell'Ansivuori, era un ragazzetto informato. È preparato. Vabbè, sono idoli nazionali. A volte tu sai, in Ma ti ha Italia detto tu che prendi vive un in pilota, Spagna lui. qualsiasi che fa la 300 o la Supersport, magari gli chiedi Agostini chi era, e quello dice che ne so, Renzo Quello Pasolini. se ne va via col cellulare E così invece tu li guardando. conosceva tutte e due. Comunque, Vabbè, ho vabbè, capito, ce ne sono due, ce n'hanno, eh. no, ce ne sono stati altri anni. No, ce ne stanno di più. Ma lui vive in Spagna comunque, ti voglio dire, e ha con una donna molto più grande di lui, quindi tanto Sì. scemo Come non è. Tanto cazzo scemo non è. fai a sapere queste robe tu? Boh. Io tutte queste puttanate, io le so tutte, non so niente, però le puttanate le so. Quindi voglio dire... Per non Vabbè, farlo cioè, ingelosire. per non Vabbè, farlo stavo ingelosirlo e per... per non farlo parlarlo male. Esatto. Mi Quindi saluta così. pure Federico che sta con me qui. Ha detto che Ah, saluta c'è tutti. Digli che la macchina sua la curo io, Ecco, che... fatto, finito. Ho litigato anche oggi. Ci ha litigato anche oggi. No, non è vero, dai, no. No, Mi ha spero detto di no. che viene tutta di vari colori, io ho Vai, scontato. vai. Mostrati, scusa, che faccia da cretino, fatti vedere, no? Davanti alla telecamera. Che sei senza trucco, non puoi farti vedere, non No, ho ma capito. stiamo facendo un briefing Non c'ha gli di spozzi addosso? Di qua, Cioè, mettilo sei in là. pigiama, che sei in pigiama, non puoi venire. Eccolo qua, l'orecchio di carica su, lo zoom Bello. sull'orecchio. Eccolo. Eccolo. Eccolo là, vabbè, dai, niente, è stato bello, abbiamo superato l'ora Bene. e Genesio, devo pagare qualcosa per l'intervento o No, posso... facciamo con calma, dopo, cioè, non È ti tutto un conto preoccupare. alla fine, non ti Va preoccupare. bene. Va bene, Saluto. grazie. Un Grazie a abbraccio, tutti, ciao. Ciao ciao Genesio, ciao ciao, ciao a ciao a tutti. tutti, ciao ciao. Vabbè, Che sa, Genesio così andiamo. è. Si è introdotto e devo cambiare un po' il titolo. No, il titolo rimane, siamo riusciti a dire comunque le cose che dovevamo dire. No, che sicuramente quella di Austin sarà una gara completamente diversa da quella dell'Argentina, è così, ed è bene così. Insomma, Allora... una cacca due volte non si pesta, sempre. Io cerco di adesso ho messo di nuovo il link a PayPal così se Ma che per se riesco pagare la scommessa a Marco. per pagare StreamYard che mi hanno sgridato ho detto fai tutto il figo e poi c'hai StreamYard dei poveri ma ragazzi ma io non ci avevo pensato non volevo neanche fare è colpa di Luca Bologna quindi no io mi stavo per i cazzi miei lo sai È un periodo che è sempre colpa mia. Va È sempre di colpa bene. di Luca Bologna. Ciao a tutti, ciao 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 a Luca tutti. Bologna, ciao a tutti, ciao.